Sono veramente contento di questa celebrazione, del clima di amicizia che si è creato oltre con i bambini, con le catechiste, anche con i genitori. E ieri sera abbiamo, dopo le confessioni, abbiamo passato una serata veramente bella, di quelle memorabili che restano impresse nel cuore, e sono contento di vederli tutti e 10, perché so che uno di loro è stato un po' indisposto. Ecco, questa notte speriamo che tutto sia risolto per il meglio. E una delle cose belle dell'essere parroci, pastori di una comunità, è proprio il momento in cui i bambini si accostano alla prima confessione per la prima volta. Si vede che prendono molto sul serio questi momenti, che sono psicologicamente e sociologicamente dei momenti di passaggio, cioè i bambini è come se da una età passassero ad un'altra. Soprattutto questo avviene con la prima comunione, ma anche con la prima confessione. Ieri li ho visti tutti emozionati, una addirittura piangere, molti di loro tremavano addirittura, ma in realtà, ecco, era il momento che li coinvolgeva, era il momento di passaggio, l'avvenimento forte che li toccava. Ma la confessione non è un momento però tremendo, ma è un momento dolce, perché noi sperimentiamo la misericordia di Dio. Cioè noi nel momento della confessione, noi tocchiamo con mano, proprio come Tommaso ha messo la mano nel costato del Signore e il dito nel posto dei chiodi, noi vediamo come il nostro Dio è un Dio buono, misericordioso, come il nostro peccato non può mai essere più grande del perdono di Dio. Noi sperimentiamo nella confessione come, questo lo ripete sempre il nostro amato Papa Francesco, come Dio non si stanca mai di perdonarci. Noi invece possiamo stancarci di chiedere perdono. E non solo, ma come la misericordia di Dio non guarda alla nostra piccolezza, alla nostra pochezza. La misericordia di Dio lo sa che siamo fatti di polvere e cenere, che ci ha tratti dalla creta, e quindi siamo sempre fragili, ci possiamo rompere con il peccato ad ogni momento. Siamo come dei vasi di creta, no? Che ci ha fatti dalla creta, e ci possiamo rompere soprattutto quando noi andiamo a sbattere, come diceva Alessandro Manzone, contro i vasi di ferro, contro i contenitori di ferro della vita. La vita non è facile, la vita è l'attraversamento di un deserto in cui talvolta manca l'acqua dell'amicizia e della felicità. In questo deserto, questo deserto tante volte, sempre anzi, ma qualche volta ci imbattiamo noi, è abitato dai serpenti e dagli scorpioni dell'invidia, della cattiveria, della fatica di poter far sì che le nostre capacità umane trovino l'occasione per emergere. Tante volte l'invidia e i meccanismi sociali segnati dal peccato ci impediscono di mettere a frutto le capacità umane che noi abbiamo. La vita, lo sappiamo, non è facile. La vita è un attraversamento nel deserto che però ha come meta la terra promessa, ha come meta Dio. Il corso di un fiume è pieno di ostacoli, tante volte l'acqua deve trovarsi con fatica la sua strada, ma poi arriva il momento in cui
nella foce, alla foce, deve sboccare nell'oceano di Dio. E Dio è misericordioso, Dio è buono. Quante volte noi ce lo dimentichiamo questo, che Dio è buono. Dio è buono e noi quando dubitiamo che Dio è buono? Quando noi accusiamo Dio, per esempio, delle cose che non vanno nella nostra vita o delle cose sporche della società. Ma le cose che non vanno nella nostra vita o nella società non sono un qualcosa che Dio vuole. Quando noi saremo in paradiso davanti a Dio, bambini, tra 100 anni anche più, quando noi saremo davanti a Dio e noi potremo vedere la storia nei suoi veri meccanismi, potremo valutare quello che Dio ha fatto per noi, noi ci accorgeremo che tra le miliardi di azioni che Dio ha fatto, miliardi e miliardi, più numerose delle galassie e delle stelle che ci sono nell'universo, noi constateremo con stupore, meraviglia e senso di lode e di ringraziamento che Dio non ha sbagliato mai una sola cosa. Dio non ha mai sbagliato, perché ha fatto tutto con misericordia e fa tutto con misericordia. Noi smettiamo di credere alla misericordia di Dio quando accusiamo Dio. In un altro caso, per esempio, in cui noi smettiamo di credere alla misericordia di Dio è quando pensiamo che i nostri errori sono più grandi della capacità di Dio di amarci, di utilizzarci, di valutare le nostre capacità. O quando noi pensiamo che i nostri peccati sono tanto grandi da impedire alla misericordia di Dio di poter agire nella nostra vita. Pensiamo al Vangelo di oggi, no, bambini? È stato proclamato da Don Giacinto. E il Vangelo di oggi ci dice che gli apostoli erano chiusi per timore dei giudei. Pensate un po', loro avevano vissuto con questo maestro che aveva dato loro il cuore, li aveva amati, Gesù, li aveva educati, aveva dato la vita per loro. E loro che cosa avevano fatto al momento in cui Gesù era stato arrestato? 10 se ne erano scappati. Uno l'aveva venduto per 30 denari e un altro, il capo di loro, lo aveva rinnegato. Ma non l'aveva rinnegato davanti a un tribunale, ma davanti a una donnetta, un servo e a un chissà chi. E quindi loro erano chiusi perché temevano di morire. Non solo, ma perché avevano scrupoli sulla loro coscienza. Non solo avevano paura degli altri, avevano paura anche di se stessi. Diciamo, siamo persone di poca cosa. E invece, però, Gesù non guarda che loro erano chiusi. Entra a porte chiuse in mezzo a loro. Il nostro Dio non ha paura di sporcarsi con la nostra meschinità, la nostra grettezza, il nostro agire talvolta solo per interesse. L'uomo segnato dal peccato è questo, non ce lo neghiamo. Siamo questo, non è che qualcuno si può mettere al riparo. L'essere umano, mi diceva una volta un vecchietto, è l'animale più scemo. Ed è l'animale anche più aggressivo, perché gli animali se sono aggressivi è perché hanno fame, gli uomini perché hanno dei grilli nella testa, delle ideologie, delle idee sbagliate. E gli animali, il periodo in cui cercano la compagna, ma gli uomini hanno sempre un pensiero qua, cioè, sempre un pensiero. Sono gli animali più scemi e sono gli animali più aggressivi quando non c'è Cristo. Eppure Dio ci ama, eppure Dio ci vuole bene, eppure questa fragilità umana,
questa incapacità dell'uomo ad amare, questa piccolezza dell'uomo, questa piccolezza del cuore dell'uomo a saper amare, perché noi non sappiamo amare. Noi vogliamo essere amati, ma poi non sappiamo amare gli altri. Noi ce la prendiamo con gli altri quando non ci amano, ma ci dimentichiamo che il comandamento di Dio dice che noi dobbiamo amare gli altri, non che gli altri devono amare noi. Ama tu il prossimo tuo, fai tu il primo passo, come ha fatto Dio che ci ha amato per primo. Il succo del mio discorso qual è? È che noi Dio lo vediamo molte volte come un giudice cattivo, perché nel vederlo Dio partiamo dalla nostra meschinità, quindi proiettiamo quello che siamo noi in Dio. Pensiamo che Dio si vendica di noi, pensiamo di Dio che Dio porta il muso nei nostri confronti, pensiamo che Dio ci fa i dispetti, ma Dio non è così. Chi va all'inferno non è perché lo manda Dio, ma perché lui sceglie di andare liberamente all'inferno. L'inferno c'è, ma siamo noi che lo scegliamo. Dio in un certo senso lo subisce. Certo, poi egli è costretto, perché ci ha reso liberi, è costretto a sanzionare questa scelta tremenda, definitiva della nostra libertà. Ma Dio subisce l'inferno quando noi andiamo all'inferno. Dio è buono. Il primo attributo di Dio è la misericordia. La parola misericordia deriva da due parole latine. Miseris cord vuol dire un cuore per gli infelici, aperto ai poveri, agli infelici, ai meschini. Miseris. Il misero non è il povero materialmente in latino, è il meschino, l'infelice, il poveraccio. Ecco, potremmo. Un cuore aperto ai poveracci. Ecco perché, vedete, poiché gli uomini si dimenticano sempre che Dio è buono, perché fanno una proiezione delle loro cattiverie su Dio, allora Gesù ce lo ricorda sempre. Nel Vangelo c'è scritto che Dio è buono, Dio è amore. Però ecco, l'uomo lo dimentica. Nel 1900 l'ha ricordato di nuovo a un'umile suora. Ecco, le catechiste come si chiamano, ragazzi? Le vostre catechiste come si chiamano? E l'altra? Quindi sono due ere. E allora, questa suora, quando stava nel mondo, si chiamava Elena Kowalska. Poi, prima cambiavano il nome alle suore, quando si facevano suore, la chiamarono Faustina. Poi. Allora, Santa Faustina, poi è diventata santa, era una suora apparentemente banale. Non è che aveva lauree, non è che la mettevano in portineria, la mettevano a zappare la terra, la mettevano nella cucina. Una volta, mentre era in cucina, stava sbucciando le patate, le suore erano tanti, i bambini dell'asilo erano tanti, lui aveva un calderone grande e aveva sbucciato le patate. A un certo punto gli apparve Gesù, così, sempre così gli appariva, come in quel quadro lì. E gli disse: guarda dentro il pentolone, perché lei diceva: ogni patata che sbuccio, Signore, lo faccio per te, per amore tuo. Lei si affacciò nel pentolone e vide delle rose. Non erano patate, erano rose. Poi si stropicciò gli occhi, così si affacciò di nuovo e erano patate. Dice: ma sono patate o sono rose? Erano patate o erano rose? Erano patate, cioè era un lavoro umile, diciamo così, ma davanti a Dio aveva un valore enorme, perché lo faceva con amore. Un'altra volta invece era così stanca lei, una sera, che, perché lei si dava completamente agli altri, eccetera, che non aveva neppure la forza di svestirsi per mettersi a letto. Con tanta fatica si svestì
e si mise a letto nella sua celletta. Come aveva finito di mettersi a letto, bussò una suora, dice: suor Faustina, dice, c'ho la febbre, mi puoi fare una camomilla? E allora lei si alzò con tutto il suo dolore, la sua fatica, forse aveva la febbre anche lei, fece la camomilla con la sorella e poi tornò di nuovo a letto. Quando si stava mettendo a letto, tornò Gesù, così, e aveva una pisside in mano. La pisside è quel contenitore con le ostie piccole che c'è Gesù dentro, no? E nel tabernacolo. E gli disse: suor Faustina, prendi questa pisside, portala nel tabernacolo. E lei andò lì per prenderlo e Gesù scomparve. Che cosa voleva dire Gesù? Che quello che facciamo agli altri è come se noi aiutiamo una persona che ci chiede aiuto, è come quando riceviamo la comunione. Lui è presente nel povero come è presente nell'ostia. Nell'ostia che voi riceverete per la prima volta il prossimo 28 di maggio. Allora, va bene, per farla breve, questa suora morì a 33 anni come Gesù. Il Signore gli aveva fatto delle promesse e delle richieste. Voleva che la domenica dopo Pasqua fosse consacrata alla sua misericordia, che fosse esposta quella immagine, che tutti adorassero la sua misericordia, lui che è misericordioso, e che i preti nelle chiese parlassero del fatto che Dio è buono, non è cattivo. Ma lei morì dimenticata da tutti. Aveva scritto un quaderno con tutte le sue memorie, perché il suo padre spirituale gli aveva detto così. Questo quaderno capita in mano a un prete particolare che si chiamava Carlo Wojtyła. Questo prete particolare poi divenne vescovo, arcivescovo, cardinale e papa. E lui ha fatto conoscere a tutta la Chiesa questa umile suora, Elena Faustina Kowalska, la segretaria della Divina Misericordia, l'apostola della Divina Misericordia. O Signore Gesù, facci comprendere per intercessione della tua madre che tu sei buono, sei misericordioso. Signore Gesù, facci comprendere che per quanto può essere grande l'universo, è un granello di polvere dinanzi alla grandezza del tuo cuore, del tuo amore, della tua misericordia. Signore Gesù, fa comprendere ai cristiani che solo nella misericordia di Dio troveranno la pace. Fa comprendere a tutti noi che la tua misericordia è il perdono dei nostri peccati, è la forza del cammino della vita, è la speranza dell'umanità. Facci comprendere che tutto il mistero della Pasqua è come uno scrigno, aprendo il quale con la chiave della fede, la chiave d'oro, la chiavina d'oro della fede, noi non troviamo altro che il tesoro della tua misericordia, del tuo amore incomprensibile, misterioso, eterno, incondizionato, santo, gratuito, donato agli uomini. Basta solo che noi lo chiediamo. Così sia.